chiuda. Vergogna, vi dovete vergognare. Stanno scappando, non vogliono fare la per favore. Io sono di quelli che spesso non viene. Guarda, facciamo concludere il consigliere, per favore. Consigliere. Per queste ragioni, per queste ragioni. Consigliere, concluda, per favore. Invito i consiglieri di maggioranza, hanno già lasciato l'aula. Io abbandono l'aula e chiedo a tutti i presidenti. Bravi, 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 bravi. Consigliere, sa la verifica del numero legale. Per favore. cittadini non possono non sapere che cosa c'entrano questi finanziari. Non dobbiamo spiegare cosa ci vuole. Vergognare, altro che se ne fa in giro a fare il vergogna, dovreste rimettere. Allora, io intervengo, intanto rimarraglia. Io devo chiedere la verifica del numero legale, come mi è stato chiesto, consigliere. Vergogna, vi dovete vergognare, non una volta, 100 volte, 100 volte. La prosa che vi ha scritto il sindaco, che non è scappato. Vi dovete vergognare. Questa è un'offesa alla democrazia. Vi dovete vergognare. Vergogna. Vergogna. Dovresti dimettere. Vergogna, si deve dimettere. Consigliere, consigliere, vi prego. Vi prego di favorire l'ordine. Vi prego di favorire l'ordine dell'aula. Vi autorizzo a intervenire per mantenere l'ordine dell'aula. Per favore. Prometto quest'oggi che andrò direttamente in prefettura a chiedere un ulteriore consiglio comunale. Questo argomento va sviscerato, se ne deve parlare, voi fate quello che volete, non volete fare l'impianto, lo farete. Ma i cittadini non possono non sapere come stanno le cose. Noi parliamo di impianto di compostaggio, parliamo di una cosa ben più grave della fiscale. Si è prenotato, addirittura ho fatto anche presentare la libera. Abbiamo capito la trappola e mi sono prenotato per primo. Non mi avete fatto parlare per primo, io non dovevo parlare. Consigliere, posso parlare? Mi è concesso di parlare? La prosa scritta dal sindaco di quello che dovevano fare, come si dovevano comportare. Posso parlare? No, voi deve farci parlare a noi. Voi mi avete chiesto ogni volta di rispettare questo regolamento. Allora, se il consigliere mi ha chiesto di intervenire, io l'ho detto. Posso? Mi venga dato atto perlomeno di una cosa. Mi ha chiesto di intervenire nel momento in cui leggevo l'oggetto della libera e ho detto: consigliere, lei in questo momento non può intervenire. Perché la delibera che non è stata presentata come di consueto da un assessore di riferimento deve essere presentata da chi l'ha posta, ha chiesto di porla all'ordine.